Oggi il nome dei Sacchetti si affianca a un dipinto dell'Accademia di San Luca a Roma, che qui è una vera icona. Il San Luca che ritrae la Vergine di Antiveduto Grammatica del 1623. È un autentico manifesto per i pittori, perché raffigura il loro santo patrono con Raffaello, ritenuto all'epoca il più alto artista in assoluto. Grazie al restauro della fondazione nel 2014, quest'opera ha ritrovato la sua collocazione originaria sull'altare maggiore della chiesa dei Santi Luca e Martina, un luogo caro all'Accademia. La chiesa di Santa Luca e Martina è una chiesa meravigliosa, purtroppo non è aperta, è ai fori e aveva all'altare questo quadro che l'avevano tolto e l'avevano passato all'Accademia di San Luca. L'Accademia di San Luca in quel momento era diretta da Paolo Portoghesi, il quale mi racconta che bisognerebbe trovare il modo di restaurare e farla tornare al suo posto originale. Dice, non ti potrebbe interessare? Ho detto, perché no? Dopodiché l'ho rivisto montato nella chiesa di San Luca e Martina. Il dipinto di Antiveduto è stato rivalutato in anni recentissimi, in termini di riconsiderazione storica dell'importanza di questo dipinto e del pittore stesso. Questo dipinto è in qualche modo anche controcorrente all'interno della collezione accademica, è ormai all'interno della matrice caravaggesca che fa della luce, che fa della figura che emerge dall'ombra, in qualche modo l'elemento essenziale. Quindi la scelta della Fondazione Sacchetti di andare a intervenire sul dipinto di Antiveduto Grammatica rappresenta un tassello rilevante per la storia stessa dell'Accademia San Luca.